È specialmente nei luoghi ricchi di serenità e di pace che Dio spalanca davanti a noi il libro della natura, invitando a leggervi i segni della sua presenza e della sua tenerezza. Sono trascorsi 20 anni dall'Angelus di San Giovanni Paolo II a Lorenzago di Cadore, eppure quelle parole pronunciate il 14 luglio del 1996 tra le montagne venete, che ben conosceva per averle visitate nei suoi periodi di riposo già a partire dal 1987, risultano attualissime. E non soltanto per i luoghi che, disse Papa Wojtyła, naturalmente conducono lo spirito a rivolgersi al Signore. Lontani dalla vita quotidiana, non di rado frenetica e talora purtroppo alienante, in questa amena località montane ci è dato di riscoprire nella bellezza del creato la grandezza di Dio e dell'uomo. E siamo invitati a realizzare una sintonia più piena con l'artefice dell'universo. Dinanzi alla maestà dei monti, siamo spinti ad instaurare un rapporto più rispettoso con la natura. Il pontefice, che ai monti riservò sempre un amore speciale, ci avvicinano a Dio, rifletteva, esortò i fedeli a meditare sulla gravità delle tante profanazioni dell'ambiente, perpetrate spesso con inammissibile leggerezza. L'invito fu ad essere più coscienti del valore del cosmo. L'uomo contemporaneo, quando si lascia affascinare da falsi miti, perde di vista le ricchezze e le speranze di vita racchiusa nel creato, mirabile dono della provvidenza divina per l'intera umanità. Proprio a quella umanità si rivolse direttamente, pensando alla pace troppo spesso negata. Erano gli anni del sanguinoso conflitto in Irlanda del Nord tra unionisti e repubblicani. Da questo luogo di pace vorrei oggi invitarvi a continuare a pregare per la concordia fra i popoli in ogni angolo della terra. Le sofferenze di tanti uomini e donne che sono provati nel corpo e nello spirito mi sono sempre presenti. Nel cuore di Papa Wojtyła anche il grave problema della promozione della salute, soprattutto nei paesi più poveri, che affidò all'intercessione di San Camillo dell'Ellis, ricordandone la festa liturgica. Ad ascoltare il pontefice pure un gruppo di ragazzi di Chernobyl, ospiti di alcune famiglie venete, che il pontefice ringraziò per la loro disponibilità assieme alle autorità locali. Quindi un pensiero a coloro, non sono pochi, osservò, per i quali i mesi estivi costituiscono un momento di maggiore sofferenza e solitudine. Non manchi nella nostra preghiera un pensiero per gli ammalati, per gli anziani, le persone sole, i carcerati e quanti soffrono fisicamente e spiritualmente. Il nostro ricordo sia accompagnato da gesti concreti di accoglienza e di solidarietà.